Cari amiche e cari amici, questa è una puntata del Simposio, il nostro incontro settimanale in collaborazione con Accademia Adriatica di Filosofia e il Corriere delle Regioni, che ha come ospite fisso Don Curzio Nitolia, il professor Lamendola. Buongiorno, Don Curzio. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno, professor Lamendola. Buongiorno. Questo è l'ultimo incontro riguardante in maniera specifica San Pio X, la Pascendi e il giuramento antimodernista. È la sesta puntata. Poi i nostri incontri settimanali della rubrica Il Simposio continueranno con altri argomenti, anche argomenti di attualità. Eravamo arrivati a commentare i primi quattro punti del giuramento. Oggi commenteremo l'ultimo punto, il quinto punto, che è molto lungo e quindi per praticità, anche per fare le domande ai nostri amici, ho suddiviso in cinque altri punti. Per chi capitasse casualmente in questo video, magari tra i video consigliati, così, ricordo che sul Il Decimo Toro Interviste c'è proprio una playlist intitolata Il Simposio, dove troverete tutti i nostri incontri con Don Curzio Nitolia e Francesco Lamendola. E di conseguenza questi incontri su San Pio X, la Pascendi e il giuramento, li troverete tutti raggruppati in ordine, quindi vi consiglio di vederli dall'inizio. Bene, detto questo, passiamo al primo punto. Il primo punto, ripeto, del quinto punto è questo qui, per chi poi lo andrà a studiare per conto suo. Il quinto punto che ho diviso in cinque punti per praticità. Allora, ritengo in tutta certezza che la fede non è un sentimento religioso cieco che rompe dalla profondità oscura della subcoscienza per impulso del cuore, ma un vero assenso dell'intelletto per il quale noi crediamo vero tutto ciò che è stato detto, attestato e rivelato dal Dio personale. Aderisco di tutto il cuore a tutte le condanne, dichiarazioni e prescrizioni contenute nell'enciclica Pascendi e nel decreto Lamentabili, specialmente per ciò che concerne la cosiddetta storia dei dogmi. Cominci lei, Don Curzio, prego. Grazie. Allora, è bellissimo questo punto e questa prima parte ha due parti, la pars destruens e quella che ha letto lei adesso. Quello che non è la fede secondo la Chiesa Cattolica, vale a dire quello che i modernisti reputano essere la fede e quello che non è. San Pio X quindi condanna in questa prima parte la nozione dei modernisti della fede, dice la fede per la Chiesa Cattolica non è ciò che reputano i modernisti. Che cosa reputano i modernisti? Secondo il modernista, la fede è un sentimento cieco che rompe dalla profondità oscura del subconscio, spinto dal cuore. Allora bisogna vedere parola per parola. Sentimento non è l'adesione dell'intelletto e della volontà a un principio, a una verità, a un dogma. No, è un sentimento cieco. Vale a dire, c'è il primato del sentimento sulla ragione e la volontà. L'uomo ha anche sentimenti, San Tommaso, Aristotele, quando parlano dell'anima, la metafisica psicologica, dice che l'anima ha la ragione, la volontà e anche dei sentimenti. Però il primato, le facoltà nobili dell'anima sono l'intelletto e la volontà, le quali debbono dirigere il sentimento, le passioni, le emozioni. Altrimenti, se le emozioni, il sentimento, le passioni prendono il sopravvento sull'intelligenza e la volontà, c'è l'anarchia dei sensi, delle passioni che rendono schiavo l'uomo. Il modernismo è proprio questo sentimentalismo. Noi lo vediamo oggi col fenomeno dei carismatici. Il carismatismo è un sentimentalismo. A livello purtroppo anche cattolico, questo carismatismo ha fatto molto breccia con movimenti che possono sembrare tradizionali come Comunione e Liberazione, che erano molto ammirati da Ratzinger quando era cardinale e papa, il quale era solito dire che la fede non è un pacchetto di verità da credere, invece sono 12 articoli del credo al quale
ai quali articoli io devo dare l'assenso della mia intelligenza, spinta dalla volontà e mossa dalla grazia. No, è un sentimento. Io sento in maniera cieca, vuol dire in maniera non razionale, cieco è ciò che non vede, non c'è la luce dell'intelletto illuminato in maniera soprannaturale dalla fede, quindi l'intelletto e la ragione naturale illuminata dalla fede, soprannaturale. Questo sentimento erompe dal subconscio una profondità oscura e è spinto dal cuore. Quando si parla di cuore, per i cattolici San Paolo il cuore è la volontà. Noi quando parliamo abbiamo un cuore, il Sacro Cuore di Gesù, è la volontà di Gesù. Per i protestanti, per i modernisti e prima ancora, perché non bisogna mai dimenticare che l'origine di questo sentimentalismo è la Cabala. E oggi come oggi è molto comune in voga presso i Lubavitch, che esercitano un potere politico enorme anche a livello mondiale e che hanno avuto due grandi rappresentanti in Levinas e Buber, i quali due hanno influenzato molto sia Karol Wojtyła da giovane studente e poi fin da Papa, e anche Josef Ratzinger, lo stesso da studente e poi da Papa. Costoro hanno studiato la filosofia di Levinas e Buber, i quali tutti e due erano dei Lubavitch. E questi Lubavitch si fondano proprio sul sentimento cieco che emana dal subconscio, dalla profondità oscura, inconsciente, e che è spinto dal cuore, cuore come qualche cosa di contrario alla volontà. Allora, vedete, è il sentimentalismo che precede la conoscenza razionale, che precede la volontà, è il primato anarchico, la sovversione dell'uomo, un uomo con la testa in giù e i piedi in su, l'uomo che è diretto dal sentimento cieco. E allora un cieco che guida un altro cieco, ce l'ha detto Gesù, che cosa fa? Cade lui nella fossa e ci fa cadere anche il povero disgraziato che lo prende per mano e si fida di un cieco. Allora ecco l'esperienza religiosa, psicologica, soggettiva, ecco la rivolta dei sensi contro l'intelletto e della volontà, ecco il subconscio di cui hanno parlato William James, il filosofo americano morto nel 1910, e Mears, penso che fosse americano anche lui, nel 1886, costui scrisse un libro e che è stato molto studiato sia da padre Cornelio Fambro che dal cardinal Pietro Parente, i quali hanno messo bene in luce l'essenza del modernismo studiando molto il fenomeno della esperienza religiosa, del sentimento, il primato del sentimento sulla ragione e sulla volontà. Quindi ecco che secondo questi due autori, questi filosofi, che cos'è? Il sentimento è qualche cosa che si trova nelle profondità oscure dell'io, dell'anima, è subliminale, è subcosciente, precosciente, incosciente, dal quale prorompono sentimenti irrazionali, non voluti, ciechi, che determinano l'io cosciente. Quindi ecco che l'io cosciente, quello che sembra essere, dovrebbe essere ragionevole e razionale, invece è determinato dall'incoscienza. Noi stiamo in mano a degli incoscienti, volutamente incoscienti, perché il povero disgraziato che è menomato o che non ha studiato, a parte il fatto che le persone che non hanno studiato hanno l'uso di ragione, certe volte ragionano molto meglio dei laureati, ebbene, costoro invece vogliono, hanno teorizzato filosoficamente il primato del sentimento cieco, subliminale, e quando si parla del subliminale nella musica rock, non sono teorie di complottisti, sono teorie di cui hanno parlato questi autori, William James, Myers, di cui hanno parlato Buber, Levinas, la Cabala. Se uno va a studiare il bel libro di Mienville, che è stato riedito da FDF, dalla Cabala al progressismo, fa vedere come il progressismo attuale, contro il quale ha polemizzato padre Fabbro, abbia delle origini cabalistiche. La falsa mistica ebraica, panteistica, immanentistica, sentimentalistica, proprio è tutto il contrario di quello che dovrebbe essere. Quindi lo scatenamento dell'inconscio, delle passioni,
del sentimento e dalle quali promanerebbe questo bisogno della divinità, vagamente percepita ma precepita inconsciamente, sentita, non conosciuta, non creduta razionalmente con la luce della fede, ma sentita, sperimentata sentimentalmente. Ecco l'antigerarchia dei valori dell'anima. Al primo luogo il sentimento, poi l'intelletto e la volontà. Quindi i fenomeni quando uno va alle riunioni dei carismatici che si buttano per terra come isterici, sono cose che sono volute, fa parte proprio di questa falsa religione che è il modernismo e che purtroppo ha preso il piede, non solo la direzione, il timone nell'ambiente ecclesiale. Ecco, questa, io mi fermo qui, è la pars denstruens del primo punto, del quinto punto del giuramento antimodernista di San Pio X, Sacrorum Antistitum, 1 settembre 1910. Passo la parola al professor Lamendola. Sì, tra l'altro mi sembra che Kant, così mi corregge professor Lamendola se dico qualche castroneria, fu Kant anche a considerare il sentimento come una, qualcosa che ci permette di penetrare in una sfera di realtà che supera i fenomeni, ma mai arriva però a penetrare la cosa in sé che era inconoscibile. E questo dal punto di vista storico, poi questo fatto del subconscio, noi ci dobbiamo rendere conto che quando è stata scritta la Pascendi, anche il giuramento, siamo intorno al 1907, e si andavano affermando le teorie freudiane legate al discorso del subconscio, che sono state devastanti poi, perché rendono l'uomo quasi come una sorta di automa vittima di forze che non può controllare al di sotto della coscienza. E questo qui è in contrasto, in fondo, invece, con il libero arbitrio e scelte coscienti, che sono quelle pure che sono legate al concetto di peccato, no? Perché se fossimo totalmente incoscienti e se fossimo solo vittime del subconscio e delle forze oscure che ci dominano come sorta di robot, non avrebbe senso neanche il concetto di peccato. Prego, professor Lamendola. Ma Don Curzio è stato talmente chiaro, talmente esauriente, che ha detto tutto. Io potrei limitarmi a fare qualche osservazione a margine, di carattere generale, e cioè noi contemporanei, senza rendercene conto, pensiamo pensieri che non sono veramente nostri. Proviamo sentimenti che non sono veramente nostri e non ci rendiamo conto di questa manipolazione che parte da lontano, per cui una cultura sostanzialmente estranea alla nostra e nemica della nostra, in particolare nemica del cristianesimo, è entrata per mille rivoli, appunto anche attraverso il subconscio, nel nostro modo di sentire, sentimento, di pensare la ragione e di agire, per cui è veramente faticoso, ma necessario, fare uno sforzo di consapevolezza per rendersi conto di quello che veramente è nostro e di quello che ci è stato iniettato come un sottile veleno, non tanto a noi personalmente, ma a tutte le ultime generazioni, delle quali noi siamo figli. In particolare, questo discorso del sentimentalismo, abbiamo detto più volte che la civiltà moderna è figlia dell'illuminismo, o comunque ha nell'illuminismo il suo momento centrale. Ebbene, l'illuminismo, ne abbiamo parlato anche altre volte, non è quella specie di super razionalismo con cui generalmente si viene presentato. Nell'illuminismo, proprio per il suo progressismo e per il suo scientismo, c'è all'origine una dimensione che è più sentimentale, e casomai religiosa, la religione della scienza, la religione del progresso. Inoltre c'è questa componente importantissima che ha ricordato Don Curzio, della Cabala, questa componente giudaica, che contrasta radicalmente col filone principale del pensiero cristiano, che culmina in San Tommaso d'Aquino,
che si riallaccia invece alla migliore logica greca, alla migliore filosofia greca, quella di Aristotele. Quindi noi, senza rendercene conto, siamo vittime di una specie di plagio per cui, attraverso mille canali, per esempio la psicanalisi freudiana, per esempio le filosofie di già ricordate da Don Curzio, di Levinas e di Martin Buber, che se voi sfogliate un manuale di filosofia vedrete che sono portate in palmo di mano, sono mostrate agli studenti come quanto di meglio ha prodotto il pensiero filosofico-teologico nell'ultimo secolo. Ebbene, noi dobbiamo fare un'opera di discernimento, di distinzione, per riconoscere quello che è veramente nostro e quello che non lo è. Per esempio, questa definizione ormai è entrata nell'uso corrente delle radici giudaico-cristiane della civiltà europea. È veramente una falsificazione. Le nostre radici non sono giudaico-cristiane, sono greco-cristiane. Se noi andiamo a guardare storicamente, vedremo che il giudeo-cristianesimo è stato una componente piccolissima, temporanea, poi praticamente scomparsa, che caratterizza la fase iniziale della Chiesa cattolica, della Chiesa cristiana, ed era caratterizzata da quei neoconvertiti che non volevano staccarsi, non volevano rompere il cordone ombelicale col giudaismo, volevano conciliare le due cose, chiedevano per esempio la circoncisione, ma fondamentalmente la religione cristiana, come noi l'abbiamo ricevuta nel corso dei secoli, è l'incontro della persona di Gesù con il pensiero greco. È il pensiero greco che ha fornito ai pensatori cristiani gli strumenti per spiegare sul piano della ragione naturale ciò che Gesù è venuto a incarnare nella sua persona e quindi non a spiegare ma a mostrare. Quindi i due canali della fede e della ragione si sposano perfettamente in questa cornice culturale che è greco-cristiana. Questo insistere sulle radici giudaico-cristiane significa voler risospingere indietro la ruota della storia, far credere che Gesù... Ci sono dei libri, no, di biblisti anche importanti, mi viene in mente Severino di Anice, per esempio, no, che ha scritto Il Messia sconfitto, che è anche un sacerdote, un stimato sacerdote. Già il titolo è inquietante, Il Messia sconfitto, sì, dal punto di vista ebraico, che aspettavano un altro tipo di Messia, nel quale il libro si sostiene apertamente che Gesù non intendeva fondare una nuova religione. E però scusi, professor Lamendola, perché ha detto due volte greco-cristiane, escludendo totalmente Roma. Non è greco-romana cristiana? Perché nell'espressione greco, per non farla troppo lunga, comprendo, do per scontato che ci sia la componente che è successiva romana. Però a livello filosofico bisogna dire che Roma ha dato ben poco, quasi nulla. Adesso parlavamo di filosofia. E quindi è la filosofia greca che ha dato il suo apporto decisivo alla... chiarificazione intellettuale, concettuale del cristianesimo. E stavo dicendo, dimmi tu Marco, se dobbiamo chiudere per motivi di tempo, insomma, che questo presentare Gesù come un uomo che voleva semplicemente completare il giudaismo, no? Inverare le scritture, ma sempre nell'ambito, cioè pure aprendolo a una dimensione universale, significa, a mio modesto parere, non aver capito nulla e fare in modo che anche gli altri non capiscano nulla, ma certo che Gesù ha fondato una nuova religione. Nel momento in cui lui con la sua persona ha incarnato la nuova alleanza, va da sé che la nuova alleanza oltrepassa completamente l'antica. E quindi, se vogliamo, insomma, è una questione di lana caprina, vecchia, nuova religione. Il fatto è che da Gesù in poi abbiamo di fronte un messaggio universale che prescinde totalmente dalla legge mosaica, dalla Torah, da tutte le prescrizioni dei farisei contro le quali tante volte si è scagliato Gesù Cristo. E quindi riappropriamoci di ciò che è nostro. Nostro è Gesù, non semplicemente ebreo rimasto nell'ambito dell'ebraismo, perché se si pensa a questo si ammazza la figura, il significato della venuta di Gesù Cristo, si annulla l'effetto della sua rivelazione. È nostra la filosofia greca, è nostro il pensiero di San Tommaso d'Aquino,
è nostro il pensiero razionale che distingue, senza disprezzarlo, ragione dal sentimento. Il sentimento non è sprezzato, ma ogni cosa deve andare al suo posto. Il sentimento, specialmente nel caso dei mistici, è una componente importantissima, però attenzione, perché mentre la ragione, come dire, è oggetto di criteri di valutazione che sono oggettivi, cioè si può, sulla base della logica, dimostrare in base, per esempio, al principio di identità o al principio di non contraddizione, se un ragionamento è giusto o non lo è. Nel caso del sentimento questo non è possibile, è una cosa tutta interiore. Quindi noi in questo ambito abbiamo dei grandissimi mistici, e si potrebbero citarne a legioni nel caso del cristianesimo, ma abbiamo anche dei grandissimi ciarlatani, e quello che diceva prima Don Curzio è molto vero di movimenti carismatici. Credo che a tutti noi sarà capitato di vedere durante la celebrazione della Santa Messa delle persone che si accostano alla Santa Comunione praticamente a passo di danza. Sono inconfondibilmente i gesti che vengono compiuti nei movimenti carismatici, dove tutti si sentono investiti a buon mercato dello Spirito Santo, tutti quanti si sentono improvvisamente pervasi da una forza soprannaturale che li spinge a gesti e atteggiamenti inconsueti, ma c'è molta pacottiglia in mezzo alle perle, alla merce di valore. Per cui, attenzione, siccome in quest'ambito dell'interiorità non è possibile stabilire un criterio, va da sé che la fede, come dice San Pio X, è innanzitutto un'adesione razionale a una serie di verità, e chi aderisce razionalmente a queste verità ha la fede cattolica. Non è un fatto di mistica, che poi vogliamo dire che l'approfondimento della fede, la dimensione vissuta della fede interiore sia un fatto non razionale o non solo razionale. Non dico irrazionale, perché il misticismo, il vero misticismo, non solo non è irrazionale, ma in qualche modo completa e oltrepassa la ragione, cioè riesce a mostrare quelle verità che la ragione stessa, seppure fuggevolmente, no? Abbiamo un magnifico esempio di questo nell'ultimo canto del Paradiso, della Divina Commedia, dove la ragione, dove i sensi, dove le facoltà umane non sono più in grado di arrivare, ecco che con l'aiuto della grazia, no, è possibile all'anima percepire, sono le visioni dei grandi santi, per esempio. Però attenzione, fa bene Pio X a ricordare che la fede è innanzitutto un'adesione razionale a una serie di verità, e quindi la filosofia moderna, che invece, nonostante il suo proclamato, o proprio per il suo proclamato illuminismo, è in realtà caratterizzata da una vena sempre riaffiorante, neanche tanto sotterranea, sempre riaffiorante, di irrazionalità, soprattutto di matrice cabalistica, dobbiamo essere capaci di distinguere ciò che è buono, ciò che è vero, da ciò che è dalla moneta falsa, dalla moneta non buona, perché oggi c'è qualcuno che gioca volutamente su questo. Ci sono delle confusioni inverosimili, no? Ci sono gruppi tipo quello di Enzo Bianchi a Bose, dove tutto si confonde, tutto si mescola, il risultato alla fine sappiamo cos'è. È un Gesù tutto umano che narra Dio agli uomini, un profeta, un uomo, insomma, come dicono anche gli islamici, per esempio, un profeta, niente da dire. Attenzione, perché poi gli esiti di questa confusione, di questo misticismo malinteso, rischiano di essere la perdita della verità. Sì, tra l'altro voglio far notare che le comunità cosiddette carismatiche si chiamano anche del rinnovamento dello spirito, e quindi hanno in loro proprio la concezione del nuovo legata al Concilio Vaticano II, e soprattutto i testi che consigliano queste comunità sono testi protestanti, e anche nell'ambito del non mi sembra che si intitoli La croce e il pugnale, però ce ne sono anche vari altri, e sono protestanti, e sono anche testi che vendono quando ci sono i raduni. Quindi rinnovamento carismatico è già l'idea della novità rispetto alla tradizione, e le idee dei protestanti che stanno alla base poi di queste cerimonie, che erano appunto le stesse identiche nell'ambito dei protestanti, guarda caso, provenienti dagli Stati Uniti. Comunque, andiamo avanti.
rigetto l'opinione che gli insegnanti delle discipline storiche e teologiche debbano sbarazzarsi di ogni idea preconcetta sull'origine sovrannaturale della tradizione cattolica e sull'assistenza divinamente promessa per la perenne salvaguardia della verità rivelata, per interpretarla solo con i principi della scienza e con quella della libertà di giudizio ammessa per l'esame di un qualunque documento profano. E qui stiamo parlando di tradizione, anzi la nomina chiaro e tondo, la tradizione cattolica. Prego, Don Curzio. Allora, innanzitutto vorrei dire, mi permetto, sarebbe molto opportuno se lei potesse intervistare, invitare il dottor Roberto Marchesini. Sto leggendo adesso un libro che ha scritto, e lui è un medico psicologo, il quale ha studiato molto attentamente San Tommaso d'Aquino. Un libro pubblicato da Dettoris Editore sulla psicologia razionale e clinica secondo San Tommaso d'Aquino. Contrappone giustamente Aristotele e San Tommaso a Freud. E è molto preparato sia dal punto di vista filosofico sia dal punto di vista medico. Massimo, entro domani prenderò il contatto, lei me lo darà e io lo contatterò sicuramente. Prego, non ce l'ho con lui, so che scrive anche sul timone, che ha fatto delle videoconferenze, le ho seguite su Domus Orobica di Bergamo, e dovrebbe chiedere, però è un nome molto conosciuto, Roberto Marchesini. E un altro anche molto bravo è Mario Iannaccone, che ha studiato le origini esoteriche del modernismo, specialmente in Fogazzaro. È un autore molto molto serio, filosofo, e anche lui scrive sul timone, ha pubblicato tanti libri e conosce molto bene l'aspetto esoterico. Spesso ha parlato con la Tampieri e Nuovi Orizzonti, una cosa del genere. Sì, è un canale che tra l'altro consiglio, l'Orizzonte degli Eventi, è un ottimo canale. Sì. Iannaccone propone anche contenuti insoliti, seppur importanti, anche se su tante cose riguardo all'esoterismo avrei delle riserve, però mi piacerebbe proprio chiarirle con lui. Comunque cercherò per quanto possibile. Prego, prego. Allora, l'origine della tradizione cattolica, tradizione apostolica. Che cos'è la tradizione cattolica? È quello che Gesù ha detto, che gli apostoli 12 hanno sentito da Gesù e che loro hanno trasmesso, tradere ai loro allievi, ai discepoli. E sono i padri apostolici, secondo, terzo secolo, poi padri apologisti, terzo, quarto secolo, quarto, ottavo secolo, i padri della Chiesa. Questa è la tradizione della Chiesa. Questa tradizione ha un'origine soprannaturale. Perché? Perché è lo strumento di cui Dio si serve per far arrivare sino alla fine del mondo l'interpretazione, la spiegazione, il significato, lo spirito della lettera. Lo spirito vivifica, la lettera uccide, San Paolo. Se io prendo la lettera della Santa Scrittura, ecco che questa lettera può uccidermi. Quando il diavolo tenta Gesù, lo tenta tre volte citando la Santa Scrittura. Gesù gli risponde citando la Santa Scrittura. Se ci fosse la sola Scrittura, come diceva Lutero, ecco che la lettera uccide. È lo spirito che vivifica. Ma questo spirito chi me lo dà? Sono due le fonti della rivelazione e sono la scrittura e la tradizione. La tradizione è proprio quella che mi dà il significato, lo spirito, ciò che vuol dire la lettera scritta. Ora, questa tradizione è divina, viene da Dio, ha un'origine soprannaturale, non è qualcosa di puramente naturale, filologico, come vorrebbe la critica protestantica e modernistica. Ma questa tradizione, spiegando il significato della lettera, è anche assistita divinamente, infallibilmente da Dio. Vale a dire, che significa? La teologia cattolica insegna che quando i padri della Chiesa, nell'interpretare un testo della Santa Scrittura, sono moralmente unanimi, danno una interpretazione che è unanime moralmente, non matematicamente,
è importante sia tre o quattro padri importanti che danno la stessa interpretazione, e allora quell'interpretazione è impossibile che sia falsa, perché la tradizione è la voce di Dio attraverso la quale il Dio mi insegna il significato della scrittura. Scusi, don Curzio, un chiarimento su questo. È vero che il cristianesimo, contrariamente all'Islam e all'ebraismo, non può essere detta la religione del libro, perché molti chiamano tutte e tre le religioni del libro, e proprio per questo motivo che dice lei, per il fattore che ci sono i dottori della Chiesa, per esempio, dei padri, che possono dare delle interpretazioni che certo non portano niente di nuovo, ma diciamo chiariscono dei punti, e per questo motivo non può essere detta la religione del libro? Sbaglio? Sì, no, ha ragione. E infatti al Concilio Vaticano II fondo ci fu il dibattito sulle fonti della rivelazione, perché mentre la teologia cattolica sempre insegna sono due, scrittura e tradizione, e vengono interpretate dal Magistero della Chiesa, per questo che non si può dire religione del libro, perché non solo c'è il libro scritto, Gesù non ha scritto nulla, ha parlato, gli apostoli hanno insegnato, poi i padri della Chiesa hanno messo per iscritto e ci hanno tramandato per iscritto ciò che gli apostoli hanno insegnato oralmente, e poi hanno anche messo per iscritto gli stessi apostoli. Poi è il Magistero della Chiesa, fondato su Pietro, che interpreta in maniera autentica la rivelazione. Quindi non è giusto parlare di religione del libro, perché non solo c'è un libro, ma c'è una tradizione e c'è un magistero autentico il quale interpreta il libro e ci dice qual è il vero significato della tradizione stessa. Ecco, ha assolutamente ragione, sì. Perfetto, la ringrazio. No, perché spesso avevo visto, comunemente si parla di religioni del libro, i monoteismi religioni del libro. Invece questo aspetto ritengo sia molto importante per comprendere la tradizione cattolica. Voglio andare avanti perché ho qualcosa che mi deve spiegare proprio il professor Lamendola in qualità di filosofo. Allora, altro punto leggo. Mi dichiaro infine del tutto estraneo a quell'errore dei modernisti che pretende che non vi sia nella sacra tradizione nulla di divino, o ciò che è ben peggio, che ammette ciò che vi è di divino in senso panteista, così che non rimane nulla di più del fatto puro e semplice, assimilabile ai fatti ordinari della storia. Ecco, professor Lamendola, le vorrei chiedere perché qui dice ciò che è ben peggio e che ammette ciò che vi è di divino in senso panteista, ossia richiama all'errore del modernismo che dice la tradizione è umana praticamente, no, non c'è nulla di divino. Però qui scrive o che ben peggio che ammette che ciò che vi è di divino in senso panteista. Perché dice, ecco, questo mi sfugge un po', perché? Perché inevitabilmente, date le premesse, si arriva a un radicale immanentismo. Radicale immanentismo significa, alla fine, adorare ciò che è immanente. Quindi adorare la terra, adorare il mondo. Ecco la Pachamama. Ecco la perfetta coerenza nella parabola del modernismo, da fine 800 ai giorni nostri. Penso che sia questa la spiegazione. Sì. Questo era il punto che era invitato a spiegare. Se vuole vado avanti, o se vuole dirci qualche altra cosa. Va bene così. Abbiamo detto che c'è questa dimensione di sentimentalismo che è la caratteristica del modernismo. Il sentimentalismo porta quasi inevitabilmente a un atteggiamento di falso misticismo e di adorazione dell'immanente. Esempio. Mentre nel Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi c'è la lode del creato e delle creature come riflesso dello splendore, della sapienza, della bontà del creatore, quindi la lode propriamente parlando è rivolta al creatore. Il creatore viene lodato, viene ringraziato per averci dato un mondo così ricco di cose belle. Invece nel di Bergoglio Laudato Si
abbiamo proprio questa inversione di significato. Sì. È il creato che diventa qualche cosa che alla fine, anche se non viene detto esplicitamente, diviene oggetto di adorazione, e lo abbiamo visto con l'intronizzazione della Pachamama, adesso chissà cosa vedremo ad Astana. Quindi, date le premesse, il risultato non, sì, non c'è da meravigliarsi che il risultato sia questo. Sì, ora mi è più chiaro, perché era come quando Sant'Agostino diceva, no, del tempo, se non me lo chiedo non lo so. Ecco, queste parole adesso, soprattutto con l'esempio che ha fatto di Bergoglio, mi sono molto molto più chiare. E la deriva bergogliana, quindi, è pericolosissima. Continuo. Mantengo pertanto la fede nei padri e nella successione apostolica, in modo che sia mantenuto non quello che può sembrare migliore e più adatto al grado di cultura proprio di ciascuna epoca, ma in modo che la verità assoluta e mutabile predicata in origine dagli apostoli né mai sia creduta o intesa in altro senso. Qui penso che ci sia una sorta di riassunto proprio dell'intera Pascendi, tra l'altro. Prego, Don Curzio. Allora sì, è bellissima. Che cos'è la successione apostolica? Io credo la Chiesa sia una santa cattolica apostolica. L'apostolicità è una delle quattro note. È la catena mai interrotta che va da San Pietro all'ultimo Papa che si troverà a pontificare alla fine del mondo. Quando ci sarà il giudizio universale, la distruzione o trasmutazione meglio del mondo attraverso il fuoco. E quindi ecco che ci sarà una catena mai interrotta per quanto riguarda il governo esterno e visibile della Chiesa, che è una società, deve essere vista. La Chiesa è una società, deve essere vista. Deve esserci un governo. Il fatto che uno governi non significa che sia un buon Papa. Come diceva Padre Colosio, che era l'avvocato del diavolo per la causa di beatificazione Giovanni XXIII, un Papa buono non è un buon Papa. Giovanni XXIII non è stato un buon Papa. Non può essere canonizzato. È quello che scrisse questo grande teologo, Padre Innocenzio Colosimo. Ebbene, allora noi abbiamo questa catena non interrotta nel governo visibile, da un Papa, da San Pietro dal prima sino all'ultimo, dagli Apostoli, dai Dodici, sino agli ultimi Vescovi che saranno presenti su questa terra alla fine del mondo. Questa catena non interrotta a cosa serve? Questo è molto importante. A trasmettere inalterata, non a cambiare. Il Vaticano prima è formale su questo, la fede della Chiesa mediante il Magistero. Il Magistero, infallibile o semplicemente autentico della Chiesa, serve a trasmettere la fede rivelata da Gesù, trasmessa dagli apostoli, dai padri della Chiesa, non a cambiarla. La morale divina e naturale, non a cambiarla come ha fatto Bergoglio con Amoris Laetitiae. Lui non può oltrepassa i poteri del Papa quando si arroga il potere di cambiare la morale, come quando ha cambiato il catechismo della Chiesa Cattolica sulla liceità della pena di morte. Ora, questa liceità della pena di morte è una verità di ragione filosofica, storica e teologica e magisteriale, insegnata sino a Giovanni Paolo II e Benedetto XV, che l'ha ripresa nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questo catechismo uscì nel 92, promulgato da Giovanni Paolo II. Poi uscì un compendio, mi sembra, proprio nel 2005-2006, immediatamente dopo la morte di Giovanni Paolo II. Compendio, quindi, uscito sotto il pontificato di Benedetto XVI, in cui si ridà la dottrina cattolica. La pena di morte è lecita, non è sempre obbligatoria, dovuta, ma non si può dire che sia illecita e cattiva in sé. Ecco che purtroppo Bergoglio si è servito di questo potere che ha di governo per cambiare la fede, l'adorazione del Pachamama. Primo comandamento: io sono il Signore di tuo, non avrai altro Dio lì fuori di me, che è un dogma di fede, c'è un solo Dio, Dio è uno solo. E lui adora un idolo. L'idolatria è l'negazione della fede. Quindi non può cambiare la fede, non può cambiare la morale, dare i sacramenti a coloro che vogliono vivere nel peccato grave e non vogliono pentirsi.
il riconoscimento delle coppie di fatto dello stesso sesso, e a trasmettere poi, sino alla fine del mondo, i sacramenti mediante il sacerdozio. Sono tre i poteri rappresentati dalla tiara del Papa: il magistero, l'imperio e il sacerdozio. Non quindi questa catena di un Papa dopo l'altro non serve a cambiare fede, morale e sacramenti, ma a trasmetterli inalterati. Ecco. Allora, sì, una cosa volevo chiedere al... No, a parte una puntualizzazione che ci tengo a fare, perché sennò si pensa sempre, ah, però che contraddizioni cattolici, perché questa visione buonista, no, del misericordismo e cose del genere. Anche dei delitti e delle pene, di Beccaria, che è stato un testo fondamentale proprio anche per lo spirito laico, per, si ritiene lecita in alcuni casi la pena di morte. E questo lo dico per chiarire, perché questa cosa rispetto agli studenti non la sa quasi nessuno. Invece è qualcosa di importantissimo, credo. Poi un'altra cosa. Quando qui si parla di mantengo pertanto la fede nei padri nella successione apostolica, no? La professor Lamendola, lo chiedo a lei e poi può commentare sempre questo brano che ho appena letto. Quando recentemente Bergoglio ha praticamente dato l'obbligo di credere nel Concilio Vaticano II, non è anche questo atteggiamento un modo di creare una cesura con la tradizione? È come se ci fosse un prima concilio dove ci sono tantissime cose sbagliate e un dopo concilio dove la Chiesa si è illuminata, grazie alla massoneria, questo è un breve inciso, e grazie all'illuminismo, un altro breve inciso, e ha cominciato, insomma, ad andare incontro l'uomo finalmente. Quindi prima si parla di una Chiesa, implicitamente, di una Chiesa che in fondo disumana, che aveva degli aspetti troppo rigidi, che andava troppo poco incontro all'uomo, dal Concilio Vaticano in poi c'è questa Chiesa misericordiosa. Quindi, secondo lei, sbaglio se vedo in queste parole di Bergoglio una cesura tra, come se ci fossero due chiese? Prego, professor Lamendola. Ma certo, con lui sta arrivando a conclusione il progetto iniziale. Il progetto iniziale dei modernisti, e prima ancora della massoneria, il modernismo è semplicemente l'ultimo strumento di cui il modernismo dei primi del Novecento, quello dei tempi della Fascendi, e il neomodernismo attuale, che è un supermodernismo, nel senso che, come è stato osservato, per esempio da Maritain, se non erro, credo anche da Guitton, i modernisti dei primi del Novecento resterebbero basiti, resterebbero a bocca aperta di fronte alle affermazioni dei modernisti di oggi. Quindi, per capirci, possiamo continuare a chiamarli modernisti, ma in realtà questi di oggi sono andati molto, ma molto, ma molto oltre le più audaci prospettive dei modernisti dei primi, i Tyrell, i Bonaiuti, i Loisy e il papà di tutti loro, Renan. Bene, il progetto si sta completando in questo. È sempre stato, dicevo, ad opera della massoneria, secoli addietro, quello di cacciare fuori dalla Chiesa i cattolici e di tenere il contenitore Chiesa all'interno del quale versare un contenuto completamente nuovo, e cioè il modernismo. Modernismo sulla base di, come abbiamo appena detto e come ha giustamente evidenziato Pio X, San Pio X, sulla base di un approccio tutto storico, storicistico, alla scrittura e alla tradizione. La tradizione, per la verità, sempre più messa fra parentesi. Infatti, dal Vaticano II in poi, la tradizione praticamente scompare. Questo è un inciso che faccio. Volete riconoscere un vero cattolico da un non cattolico, cioè da un modernista che si spaccia per cattolico? Chiedetegli quali sono le fonti della rivelazione. Il cattolico vi risponderà le scritture e la tradizione. Il modernista vi risponderà le scritture, come i protestanti. Oppure la tradizione intesa con la T piccola, cioè come un sapere trasmesso di tipo puramente umano, e non, come è stato ricordato prima, un sapere soprannaturale che viene da Dio,
che ha ispirato i padri della Chiesa, ha ispirato le prime generazioni dei cristiani che hanno dato l'assetto definitivo, diciamo, no, dal punto di vista teologico alla dottrina cattolica. Ebbene, stavamo dicendo, quando si adotta questa prospettiva, cioè quando ci si accosta alla scrittura e eventualmente alla tradizione con una prospettiva puramente storicistica, cioè questa è la Bibbia, io la studio esattamente come potrei studiare qualsiasi altro documento prodotto dalla mente umana. Questa è la tradizione, io la considero esattamente come si considera qualunque tradizione umana, cioè un qualche cosa di umano, qualche cosa che diviene, qualcosa che lentamente si trasforma, che è giusto anche che si trasformi perché deve in qualche modo adattarsi ai tempi. Ebbene, quando si adotta questo approccio, che è stato fatto in maniera sempre più aperta a partire dalla Nouvelle Théologie, cioè francese, ancora entro la prima metà del Novecento, poi Teilhard de Chardin, poi i vari Karl Rahner, poi il Vaticano II e via via fino ai giorni nostri, è inevitabile che si arrivi da un lato all'ateismo de facto, perché di fatto la Chiesa di Bergoglio è una Chiesa atea, è una Chiesa che non parla di Dio, non si inginocchia davanti a Dio, non pone Dio al centro di ogni cosa, ma pone al centro di ogni cosa l'uomo con le sue problematiche, in perfetta coerenza con l'insegnamento di Karl Rahner, allievo di Heidegger, in qualche modo allievo di Hegel, quindi panteismo, eccetera, eccetera. Da un lato si arriva all'ateismo e dall'altro si arriva appunto, come adesso ho accennato, al panteismo, cioè si arriva alla divinizzazione dell'immanenza radicale. È quasi un ritorno di Spinoza, è quasi un. Anche qui vedete che siamo nel solco del pensiero ebraico, seppure dissidente. Cioè, si arriva a sostituire le creature al creatore, a adorare le creature, a cadere quindi in quel peccato di idolatria che ha già denunciato, per esempio, San Paolo nella Lettera ai Romani, che è un piccolo capolavoro teologico. Quindi benissimo ha fatto San Pio X a ribadire che se ci si accosta alla rivelazione cristiana con questi strumenti concettuali, filologici, storici, eruditi, biblistici, non solo non si va da nessuna parte, ma si travisa, si falsifica la fede cattolica e quindi si cade nell'eresia, nell'apostasia, perché la fede precede la conoscenza umana. Quindi se io pretendo, come fa Lutero, di leggere e capire la Bibbia con la mia sola intelligenza, curioso poi che proprio Lutero, no, che ha questa audacia incredibile di dire che ciascuno può leggere la scrittura interpretandola liberamente, quindi non c'è bisogno della Chiesa, non c'è bisogno del Magistero, non c'è bisogno dei preti, poi però, ed è una contraddizione solo apparente, è un paradosso solo apparente, perché in realtà ha la sua ragione d'essere, nega il libero arbitrio. Ha avuto una clamorosa polemica con Erasmo da Rotterdam, ha scritto il De Servo Arbitrio come replica al libero arbitrio di Erasmo, e quindi si passa da questa ubriacatura di esaltazione della ragione, della libertà umana, alla fase della mortificazione più totale. Il cattolicesimo non ha mai, non solo non ha mai disprezzato la ragione, ma soprattutto ha tenuto fermo questo punto centrale, che è il libero arbitrio che fa la differenza tra l'inferno e il paradiso. Noi in qualche modo scegliamo il nostro destino eterno attraverso il libero arbitrio. Se non avessimo il libero arbitrio, saremmo delle marionette e Dio sarebbe ingiusto tanto nel premiarci quanto nel punirci. Questi sono i paradossi del protestantesimo. Comunque, tornando a Pio X, lui benissimo ha fatto a ricordare questo aspetto, perché proprio in quegli anni la critica sulla scia, diciamo, della critica biblica protestante, i cattolici liberali, i teologi cattolici di tendenza liberale, si stavano prendendo sempre più questa libertà di trattare scrittura e tradizione alla stregua di qualsiasi altro fatto storico e umano. E il risultato necessariamente è che, come stiamo vedendo oggi, ciascuno si fabbrica la sua fede secondo la sua interpretazione, secondo la sua idea, e
E ciascuno interpreta la Chiesa come un qualche cosa che si deve adattare nel tempo, i famosi 2 secoli di ritardo di Carlo Maria Martini, questa smania, di questo complesso di inferiorità, no? Dei cattolici liberali progressisti verso il mondo moderno, in particolare verso i cugini, chiamiamoli così, protestanti, perché se la Chiesa è essa stessa un prodotto della storia, tutti i fattori storici devono aggiornarsi, giustamente. Quindi, date le premesse, è logico che sia così. Poi, se avremo tempo, Corno, se no pazienza, volevo fare una brevissima riflessione sul concetto stesso di giuramento, perché oggi ai nostri sensibili, delicatissimi orecchi di moderni, che sono sprezzanti nei confronti di qualsiasi forma di obbedienza e di riconoscimento di un'autorità, l'idea che i preti dovessero giurare di essere antimodernisti potrebbe fare problema, perché oggi chi è che si sente vincolato da qualcosa? Fin l'ultimo prete della più piccola parrocchia si sente in diritto di improvvisare nelle sue omelie le sue interpretazioni le più strampalate, le più soggettive del Vangelo, strumentalizzando il Vangelo sulla misura di ciò che lui ritiene importante, e quasi sempre è qualcosa di sociale, di politico, di economico, quasi mai qualcosa di morale, di spirituale, e quindi forse sarebbe bene, se ne avremo il tempo, spendere 2 parole su questo. Ne avremo, un po' di tempo c'è. Don Curzio, un attimo solo che mi si è chiuso il foglio, scusate. Sì. No, sì, è l'ultimo punto. Allora, mi impegno ad osservare tutte queste cose fedelmente, integralmente e sinceramente, a custodirle inviolabilmente e a non allontanarmene sia nell'insegnamento sia in qualunque maniera con le mie parole e i miei scritti. Così prometto, così giuro, così mi aiutino Dio e questi santi Vangeli di Dio. Quindi continui, professor Lavendola, perché è proprio questo, stavo parlando proprio di questo. Continui lei e poi sentiamo Don Curzio. Allora, alla sensibilità degli uomini moderni e soprattutto dei cattolici che si autodefiniscono adulti, non si capisce bene in che senso, comunque amano questa espressione, l'idea che un sacerdote debba giurare in questa forma solenne ha un qualche cosa di sgradevole, no? Ha un tono quasi inquisitorio, quasi intimidatorio, come se l'autorità ecclesiastica commettesse una specie di arbitrio, violasse l'intimità della coscienza, no? Assumesse un atteggiamento da Inquisizione o addirittura da Terzo Reich nazista, perché non siamo assolutamente più abituati al concetto stesso di autorità. Qui mi riallaccio al discorso di prima, la psicanalisi, no? Tutta la cultura moderna permissivista, edonista, il 68, la distruzione della figura del padre, della sua autorità, della sua autorevolezza, eccetera, e i suoi riflessi nella Chiesa. Anzi, più che riflessi, è stata la Chiesa che ha preceduto. Fateci caso, il Vaticano II nel 62-65 e qualche anno dopo, non qualche anno prima, il 68. Quindi sono convinto che non ci sarebbe stato il 68, perlomeno non nelle forme che ha assunto, e ricordiamo che molti protagonisti, studenti, protagonisti del 68 venivano dal mondo cattolico, se non ci fosse stato prima il Vaticano II. Il Vaticano II ha fatto saltare la diga, e da quel momento in poi è stato possibile mettere in discussione qualsiasi cosa. Questo al di là delle intenzioni, perché alcune anime caritatevoli vogliono in qualche modo proteggere il ricordo, l'immagine di Giovanni XXIII, dicono che lui non credeva, non sapeva. Al di là di questo, io sono convinto che sapesse benissimo. Sono convinto che fosse stato eletto, che sia stato eletto precisamente per fare quello. Lui, già vecchio e malato, però ha voluto convocare un concilio che non veniva convocato da tanto tempo, a lui stesso ammettendo per ragioni puramente pastorali, cosa assolutamente inusuale, mai accaduta, e lui stesso dicendo chiaro e tondo che non lo convocava per condannare alcun errore. Quindi perché lo convocava? Ribadire la dottrina di sempre, sì, però in qualche modo rendendola più attuale. Ecco qua, no, che il serpente si insinua nel giardino e comincia a schizzare il suo veleno, cioè con la scusa di rinnovare il modo di porgere il Vangelo, quindi la pastorale, in realtà si andava ad intaccare la sostanza stessa, cioè la dottrina.
attraverso poi lo stravolgimento liturgico, ricordando che la liturgia non è affatto una forma esteriore, non è affatto un abito. La liturgia è sia simbolo sia sostanza della fede creduta. Caspita, se non crediamo questo, allora sì, diventa tutto normale. Diventa normale che un vescovo francese chiami delle danzatrici indù ed è accaduto, sto citando cose che sono accadute e che accadono, e faccia loro fare la danza di Shiva sull'altar maggiore, oppure la faccia mamma, no? Con tanto di vescovi che la portano in spalla e con tanto di donne con il viso pitturato con i colori indigeni dell'Amazzonia che la portano dentro. Allora, il giuramento. Cos'è un giuramento? E perché c'era bisogno di un giuramento? È vero che Gesù ha messo in guardia contro la leggerezza del giuramento, perché nel Vangelo di Matteo 33 e seguenti dice: avete inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, eccetera, eccetera, né per la terra, eccetera, eccetera. Però attenzione, Gesù fa questa raccomandazione di fronte a una diffusa mentalità farisaica per la quale il giuramento era diventato quasi un'interlocuzione abituale, insomma, no? E quindi Gesù ricorda la sterilità del Vangelo. La realtà è che in presenza di un qualcosa di organizzato, di strutturato, di una istituzione, tanto più di una fede, il giuramento, che sia formale o che sia interiore, è un passaggio obbligato. Pensiamo ai soldati di un reggimento che giurano fedeltà alla bandiera. È chiaro che se non c'è giuramento, non c'è una adesione intima totale nei confronti di quella realtà. Ora, il cattolico il giuramento lo fa col battesimo. Naturalmente, essendo piccolino, lo fanno per lui i suoi genitori, ma poi c'è la cresima, no? C'è la conferma, ci sono gli altri sacramenti, c'è tutta la vita di grazia introdotta nella sua vita dei sacramenti. Ebbene, il fatto che Pio X dovesse chiedere uno speciale giuramento in cui, a ben guardare, e come è giusto che sia, non viene affermata assolutamente nessuna nuova dottrina. Viene semplicemente ribadita la dottrina di sempre e vengono viceversa indicati gli errori moderni, gli errori più recenti, per mettere in guardia contro di essi. Quindi ha fatto perfettamente il suo dovere di buon pastore, ha indicato ciò che è veleno e ha confermato ciò che invece è la medicina buona. Il fatto di dover chiedere un giuramento significa già che la situazione era gravissima, per non dire umanamente parlando, disperata, perché significa che non ci si poteva più fidare, siamo ai primi del Novecento, siamo nel 1907, non ci si poteva più fidare della fedeltà dei sacerdoti, in diversi casi anche dei vescovi, alla dottrina di sempre. Costoro erano già incantati, attratti, sedotti, no? Sulla scia anche di un certo sentimentalismo fogazzariano, per esempio, o alla Ernest Renan. Se noi leggiamo la vita di Gesù di Renan, è tutto uno sdolcinamento di sensazioni, di emozioni, di tenerezze, quasi di sbaciucchiamenti. Ebbene, lui ha fatto ricorso a un male estremo, a un estremo rimedio. Il giuramento è una cosa solenne, è una cosa che implica il senso dell'onore. Il fatto che tutti i preti abbiano fatto il giuramento antimodernista significa che, e quindi anche i modernisti che c'erano, e come gli storici successivi progressisti, no? La scuola di Bologna, per esempio, cattolici, hanno voluto quasi far credere che fosse una caccia, non solo una caccia alle streghe, ma anche una caccia ai fantasmi, no? Che fosse quasi un andare in cerca di qualche cosa che in realtà non esisteva, che era creato dalla paranoia di San Pio X e dei suoi più stretti collaboratori. In realtà, in particolare Marie del Val, in realtà esisteva, e come, altrimenti non si spiega, e non solo esisteva, non si spiega lo sviluppo che ha avuto una generazione, due generazioni dopo, non solo esisteva, ma addirittura due futuri papi, e cioè Roncalli e Montini, erano imbevuti di idee moderniste, erano amici dei principali modernisti, cioè Buonaiuti, nel caso di Roncalli, Gallarate, Scotti, Fogazzaro, o direttamente o indirettamente, e quindi non solo era presente questo veleno del modernismo,
ma stava già diffondendosi a macchia d'olio. Ora, il fatto che tutti i preti abbiano giurato sul giuramento antimodernista di Pio X, dice, tra l'altro, che costoro erano e sono anche, come lo sono oggi, uomini senza onore. Sono uomini senza onore perché sono pronti a mentire, esattamente secondo la scuola marxista, per esempio, no? Ricordiamo cosa diceva Lenin, anche quando è scoppiata la prima guerra mondiale, per esempio, no? In Russia bisognava sostenere la guerra. Perché? Perché il loro scopo era, attraverso la guerra, di arrivare alla caduta del governo zarista, in quel caso, per prendere il potere. Quindi questi mentono da 100 anni, mentono sapendo di mentire, i vari Kasper, i vari Bianchi, mentono perché quando si dicono cattolici sanno che in loro c'è tutta una serie di riserve mentali, quindi loro si spacciano per ciò che non sono. Anzi, adesso non hanno neanche più bisogno di mentire praticamente, perché sono venuti talmente allo scoperto, non solo con la Pachamama, ma con una serie di documenti che teoricamente sarebbero ufficiali, da Amoris Laetitia a Fratelli Tutti, e poi il documento di Abu Dhabi, che sono tutti documenti che sono in contrasto totale con la dottrina cattolica, con la scrittura e con la tradizione, così come da sempre interpretata il Magistero della Chiesa Cattolica. I semi però di questa deviazione sono già nei documenti del Vaticano II. Ora, è vero che i documenti del Vaticano II sono stati concepiti con uno stile volutamente ambiguo. Si faccia un confronto, si vadano a vedere i documenti degli altri concili, in particolare il Concilio di Trento, e i documenti a livello proprio di espressione linguistica. Ci si accorgerà che c'è nel Vaticano, in quelli del Vaticano, nei 16 documenti del Vaticano II, una costante, melliflua, zuccherosa ambiguità, che era stata pensata appositamente perché in un secondo tempo da quell'ambiguità si potessero trarre le conseguenze che i modernisti avevano in mente di trarre, e non quelle che apparentemente si richiamavano alla vera tradizione e al vero magistero. Però è anche vero che nel Vaticano II alcuni documenti sono comunque in se stessi una rottura con la tradizione. Quindi, quando, per esempio, il concetto della libertà religiosa con Amoris Laetitia, per esempio i rapporti con le altre religioni nella nostra etate. Per cui, quando oggi Bergoglio arriva a dire: beh, insomma, o accettate il Vaticano II o siete fuori, questo è l'ultimo passo di una catena, no? Che con astuzia serpentina, vorrei dire diabolica, un passetto alla volta, sono passati ormai una sessantina di anni. Questi signori hanno portato avanti con infinita tenacia e perseveranza, e adesso sono arrivati al loro obiettivo. Cioè, loro non volevano fondare una loro chiesa, o, visto che sono convinti di avere le chiavi del vero Vangelo, del vero Gesù Cristo, avrebbero potuto fare come Lutero, andarsene, separarsi. No, loro hanno voluto restare, questo è sempre stato il loro obiettivo, per buttare fuori quei pochi che ancora alla fine sarebbero rimasti autenticamente fedeli alla vera dottrina, in modo da impadronirsi del copyright, per così dire. Per cui oggi è un problema grossissimo questo. Le generazioni nate dopo il Vaticano II pensano che il cattolicesimo sia questa roba qui, sia Pachamama, Astana, Abu Dhabi, Laudato Si, Amoris Laetitia, Fratelli Tutti, eccetera. E non sanno che tutto ciò non è cattolicesimo, tutto ciò è tutt'altro che cattolicesimo. La parola stessa cattolicesimo, purtroppo, a causa di questi serpenti velenosi, si è talmente, è stata talmente mistificata che oggi è quasi imbarazzante adoperarla, nel senso che si presta a un equivoco fondamentale. Infatti, io percepisco, quando parlo con le persone, che la parola cattolico fa subito venire in mente Bergoglio, Galantino, Paglia, Abu Dhabi e tutto quello che abbiamo ricordato prima, James Martin con le sue prodezze sulla Chiesa Arcobaleno. Vaglielo a spiegare a uno che non ha almeno la nostra età, caro Marco, no? Mia o tua o di Don Curzio, vaglielo a spiegare che già noi eravamo bambini, non è che eravamo adulti, però abbiamo fatto in tempo, per nostra fortuna e per disegno della Divina Provvidenza, che non ringrazieremo mai abbastanza, abbiamo avuto la fortuna immensa di ricevere i primi rudimenti, il primo catechismo, che era ancora quello di Pio X, lo ricordo Sì. benissimo, che si imparava a memoria, e la prima comunione,
con la Chiesa anteriore o comunque prima della conclusione del Concilio. Sì. Voglio spiegare a un cattolico di oggi che il Sì, vero sì. cattolicesimo non è questa roba qui. Non è questa roba qui, non è questa roba qui. Allora, questa è la sesta e ultima puntata che riguarda San Pio X e la Pascende. Ha fatto benissimo professor Lamendola a fare questo ultimo chiarimento perché lo trovo di importanza fondamentale. Don Curzio, mi piacerebbe, se vuole, altrimenti mi dice Garettondo, fa un commento finale. Lei aveva accennato al fatto, perché lei ha fatto il giuramento di San Pio X, no? E mi piacerebbe se lei raccontasse cosa vi dicevate tra amici che hanno fatto tra sacerdoti che hanno fatto il giuramento, adesso non so se eravate seminaristi o sacerdoti al tempo, come vi sentivate e soprattutto come ci si sente dopo aver fatto un giuramento in cui si crede. Le vado a parlare un po' di questo, così concludiamo con un aneddoto. Volentieri. La prima volta che l'ho prestato era il 1982. E alla vigilia dell'ordinazione del suo diaconato facevamo gli esercizi spirituali a Montalenghe, vicino a Ivrea, e poi ritornammo a Icona. E lì c'era l'altare, il Santissimo esposto, le sei candele accese, noi in cotta stola, anche il superiore generale, e i Vangeli aperti, in ginocchio, ognuno andava, e noi siamo entrati in 33, siamo stati ordinati 11, in 11 sacerdoti. Al suo diaconato eravamo grosso modo già 11 e mi ricordo la frase finale che ancora mi è rimasta in mente, si diceva naturalmente in latino, sic spondeo, sic iuro, sic medeus aiuet, et ec santa Dei Evangelia. Così prometto, così giuro e così Dio mi aiuti e questi santi Evangeli. Noi eravamo molto contenti perché si prestava un giuramento, come quando un uomo si sposa, giura alla moglie fedeltà fino alla fine, nella buona e nella cattiva sorte. Noi già col suddiaconato abbiamo giurato fedeltà, ci sentivamo già entrati quasi nel sacerdozio, era la porta aperta al sacerdozio, e quindi questo giuramento era davvero qualcosa che ci impegnava per tutta la vita. E in effetti voglio riagganciarmi a quello che diceva il professor Lamendola. Adesso Bergoglio vorrebbe cacciare i cattolici dalla Chiesa, è quello da cui ci ha messo in guardia Monsignor Viganò, perché Bergoglio dice se non accetti il concilio sei fuori dalla Chiesa. Ma già nel 76 Paolo VI scrisse una lettera di suo pugno a Monsignor Lefebvre in cui disse il concilio Vaticano II in un certo senso è più importante del concilio di Nicea. Per cui lei deve accettare questo concilio, se no si mette in rottura con la sede apostolica. E Monsignor Lefebvre gli rispose proprio richiamandosi al giuramento antimodernista, dicendo questo è un concilio, sì, c'era il Papa con tutti i vescovi, ci sono stato io anche, però un concilio pastorale che non ha voluto definire nulla, quindi non è infallibile, e ha utilizzato questo linguaggio volutamente indefinito, come diceva il professore Lamendola, proprio per non far scorgere evidentemente il proprio errore. Perché il modernista odia il linguaggio scolastico? Perché il linguaggio scolastico è chiaro. E lui invece è come il figlio delle tenebre, ama la notte, ama l'oscuro, altrimenti alla luce si vede subito il suo errore. E allora vuol nascondere in mezzo alla nebbia, in mezzo al fumo, l'equivoco. E quindi ecco che oggi come oggi noi dobbiamo restare nella Chiesa, al di fuori della quale non c'è salvezza, che escano i modernisti, e questo ci deve dar sempre più forza per non rinnegare il nostro giuramento antimodernista, come il marito deve rimanere fedele al giuramento dato alla moglie, il prete il giorno che è stato ordinato. E mi ricordo adesso un aneddoto, io ho seguito Pribbeche come amico, come sacerdote, e mi diceva che insomma dopo il 25 luglio arrivava un giorno sì, un giorno no, un fonogramma da Hitler e che bisognava prendere il re Badoglio e impiccarli. E Kesselring, Kappler, Pribbeke era l'ultima ruota del carro, lui era solo l'interprete.
rispondevano: ma come facciamo? Perché l'esercito italiano è composto da 50.000 soldati, noi siamo 15.000 e abbiamo tanti altri fronti aperti, non possiamo. E allora Hitler però insisteva: io non mi fido né di Badoglio né del re, andate a vedere come stanno le cose, perché questi ci stanno tradendo. Allora Priebeck accompagnò Kesselring, che chiese udienza a Badoglio, e Badoglio li ricevette e disse: non è assolutamente in dubbio l'alleanza tra Italia e Germania, e dette la mano loro, perché una volta il giuramento non si andava dal notaio, ci si dava la mano. Io ti vendo la casa a 100.000 lire, entri il 1 febbraio. Il 1 febbraio quello entrava e l'altro gli dava 100.000 lire, perché aveva dato la mano, non c'era bisogno di andare dal notaio. Allora Badoglio li congedò e gli disse parola di militare, fece il saluto militare e gli strinse la mano. Priebeck mi disse: per noi era come essere andati dal prete, essersi confessati, si era sicuri che quello che uno aveva detto rimaneva lì, sarebbe stato rispettato. Quindi uscimmo sicuri che le cose sarebbero continuate come erano iniziate. E così scrivemmo a Berlino. Poi l'8 settembre lui non sapeva nulla e per caso stava in macchina con Kappler. In via Veneto sentivano la gente che diceva pace, 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 pace. Kappler gli diceva: un po' a vedere cosa è successo. Scese e disse: ma cosa è successo? E Badoglio ha firmato l'armistizio. E lì disse: mi caddero le braccia, perché per noi militari parola di militare era una cosa sacrosanta. Come un uomo, oggi come oggi, si fa il matrimonio e un'ora dopo, un giorno dopo, si sfascia il matrimonio. E lui stesso mi diceva: noi protestanti ammettevamo, perché lui era protestante, il divorzio, ma prima di divorziare ci si pensava 100 volte. Adesso si sfascia il matrimonio, ci si pensa poco a farlo, ci si pensa ancora di meno a sfasciarlo. E lo stesso vale per il giuramento. È molto importante la questione del giuramento. Quindi rinnoviamo: sic spondeo, sic iuro, sic medeus, me adiuvet, et ec santa Dei Evangelia. Che Dio ci aiuti a rimanere fedeli alla tradizione, alla Chiesa, all'insegnamento, e che la Madonna ci dia la forza di mantenere la speranza in questo mondo che davvero fa paura. È un mondo dominato dal diavolo, che vuol portare le anime alla disperazione, che toglie il pane dai denti ai padri di famiglia e che getta le persone nella paura, nel panico. Eh sì. C'è tra l'altro un'intervista bellissima che consiglio a tutti di vedere a Roberto Pecchioli, proprio sul senso dell'onore. Abbiamo conversato a lungo sul senso dell'onore, questa parola che ormai sembra una bestemmia, sembra una parolaccia, invece è esattamente come l'ha ricordata Don Curzio. Andate a vederla quell'intervista, mi rivolgo soprattutto ai giovani. E in conclusione di questi incontri veramente splendidi, certo non per mio merito, ma per Don Curzio Nidoglia e il professor Lamendola, che sono veramente preziosi, ecco, lancio un appello ai giovani anche. Tenete presente, no? La Pascendi, Pio X, tutte le riflessioni che abbiamo fatto. Non dovete considerarlo vecchiume, roba sorpassata, e dovete sperimentare sulla vostra pelle. Che voglio dire? Che quando ci sono dei comportamenti che vanno contro la tradizione, ci si sente male. Voi potete pure farvi le gambe, andare a pippa la cocaina, fare le orge, questi incontri volanti che ci sono adesso, ma fate caso a come vi sentite dopo, allo stress che accumulate dopo, allo squilibrio che avete dopo una nottata, dopo aver bevuto, dopo aver... Cioè, è proprio, si avverte fisicamente. La tradizione non è solo mettere un piede nella metafisica e sperimentare che questo esiste, ma è anche un modo proprio di realizzare il proprio essere umano in armonia. E quindi provate, pregate, studiate queste e rivedete anche questi video che sono preziosi. Bene, e quindi concludiamo il ciclo di video con una
benedizione di Don Curzio Nitoia. Prego, Don Curzio. Mi riaggancio a quello che ha detto lei. Il cristianesimo deve essere vissuto, la verità deve essere vissuta, altrimenti se uno dice di essere cristiano, uomo tradizionale, poi va a drogarsi, sta solo male. E ne vedo tanti giovani distrutti dalla droga, dall'alcol, dalle dipendenze. È una cosa che fa paura, però se ne esce. Ho visto anche molti usciti dal tunnel della droga pesante, delle siringhe, che poi si sono completamente disintossicati, sposati, hanno figli, lavorano. Quindi una parola di speranza: si può uscire dal tunnel, da qualsiasi tunnel. Basta mettersi un pizzico di buona volontà, la fede e la speranza in Dio e mantenere questo senso dell'onore, e il nostro onore si chiama fedeltà. Adesso do una benedizione e che Dio ci benedica a tutti quanti. In nomine Patris, dei Figli e dello Spirito Santi. Amen. Benedizio Dei Onnipotenti, Patris e Filii e dello Spirito Santi, descenda super vos e mania semper. Amen. Oggi è il Natale di Roma e Dio salvi Roma dai ladroni che si sono infiltrati a Roma. Grazie, grazie. E ultima parola, prima del canonico saluto del decimo toro, uscire dal tunnel. Don Curzio si è riferito al tunnel della droga, ma uscire dal tunnel è uscire dal tunnel dell'anticristo. Perché noi stiamo vivendo un momento drammatico. Tutti insieme dobbiamo uscire da questo tunnel. Tutti insieme dobbiamo uscirne. Dobbiamo lottare insieme. E riproponendo i valori tradizionali, se ci prendono in giro, se, chi se ne importa? E soprattutto voi giovani, che avete questo spirito di ribellione, ribelliatevi a questo tipo di uniformità, ribellatevi al pensiero unico, che è il pensiero anticristico. Detto questo, ringrazio il professor Lamendola, ringrazio Don Curzio Nitoia e concludo dicendo un pollice su per il mio lavoro e sempre, ma dico sempre, incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.